Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Allora, penso che nei treni bisognerebbe mettere un cartello con scritto: ricordatevi che quando parlate al telefono i vostri vicini ascoltano tutto. Ok? Non so se servirebbe più di tanto, perché tanti proprio se ne fregano, ok? Però devo essere sincero, e a volte il fatto che ci siano persone, tra virgolette, maleducate, che non gliene frega niente di parlare a voce alta, di sbraitare, urlare, cose del genere al telefono, a volte questa cosa risulta molto comica. L'altra volta vi ho parlato del maschio che nei 40 minuti che ho di viaggio in treno, sia da Venezia a Dolo, è riuscito a parlare a telefono con la moglie e con l'amante, ok? Incurante del fatto che ci fossero persone come il sottoscritto che era seduto davanti che ascoltava tutto. Oggi, per par condicio, vi racconto della telefonata che indirettamente ho sentito di una ragazza, età indefinibile, cioè non riesco a darle età alle persone, poteva essere 20 o 30 anni, ok? Allora, questa ragazza qua è partita a Venezia. Chiama, ok? Era seduta davanti a me, chiama e parla con quello che dopo ho capito essere il suo ragazzo e dice: cosa fai? Dove vai? Queste cose qua. A un certo punto c'è lei che gli fa: ah, ok, quindi non ci vediamo stasera. Ah, ok. No, gli fa lei: ma hai fatto bene perché effettivamente non sapevo neanche se potevo venire, sarebbe stato per poco, quindi gli fa: hai fatto bene a trovarti con, tra l'altro, dei nomi di stranissimi, cioè proprio nomi moderni, diminutivi che boh, non sono mai sentito. Comunque, e fa così. Io, vabbè, ripeto, era impossibile non ascoltare. Questa è stata la chiamata. Lei a un certo punto ha messo giù il telefono, tutto tranquillo, era sorridente. Questa è stata la chiamata a Venezia. Quando sono sceso, ok, a Dolo, c'era lei che per telefono gli urlava cose del tipo: quindi praticamente tu hai preferito andare via con i tuoi amici anche solo che se potevi stare 5 minuti con me, hai preferito stare con i tuoi amici anche se potevi magari stare con me. E in mezzo, ok, tra queste due telefonate differenti, ok, di tono, proprio partita, una è partita rilassatissima, è arrivata 40 minuti dopo ad avere un diavolo per capello che sembrava volesse spaccare il telefono, c'è stata un'escalation proprio di telefonate. Appena ha messo giù il telefono era tutta tranquilla, si deve aver ripensato a sta cosa, e ha fatto un'altra telefonata in cui diceva: sì, ok, ma mi ricordo questa frase, ma te l'hanno chiesto loro di uscire o cosa? E da là in poi, ogni volta metteva giù e ogni volta richiamava montando sempre più di rabbia, sempre più di rabbia, sempre più di rabbia, fino a quando nell'ultima telefonata, secondo me, alla fine, cioè, non so dove sia scesa o cosa del genere, però alla fine se continuava sta escalation, non so dove andava a finire. È un luogo comune, come il luogo comune dell'uomo puttaniere, ok? C'è il luogo comune della donna che perché a un certo punto gli fa: dovevi capirlo che non andava bene sta cosa, che non mi sarebbe andata bene, se dovevi capirlo. Io penso una cosa, sinceramente, bisognerebbe giocare a carte scoperte. Non che io debba capire da mezze frasi, mezzi sorrisi, mezze parole o cose del genere. E soprattutto, com'è possibile che ci pensi un secondo, 40 minuti dopo, tutto quello che hai detto è cambiato? Perché non c'è la, cioè, perché non si parla sinceramente e subito si dice: no, mi dà fastidio, cazzo. Invece di mettere giù il telefono, pensarci, richiamare, chiedere, e ogni volta un gradino sopra, cioè, sei proprio buttavo anche lo sguardo, ogni tanto vedi proprio la vena del collo che si gonfiava, cazzo, era una cosa incredibile. Sarebbe tutto più semplice dire: non lasciare spazio all'immaginazione, al dover capire dover immaginarsi una cosa. Non sarebbe più semplice semplicemente dirsi le cose: no, non voglio che tu vada, dovevamo vederci, potevi aspettarmi. E cose del genere. Sarebbe tutto più semplice. Cose dirette, dirsi in faccia, non ogni volta che
bisognerebbe capire, dovevi pensarci, potevi immaginartela sta cosa. Basta, Cristo Dio, ho capito i luoghi comuni, però sarebbe bello, secondo me, parlarsi francamente, parlarsi chiaro, dirsi subito le cose, non che uno proprio debba capirle, leggere tra le righe, cose del genere, perché sennò sono veri tutti i luoghi comuni, sono veri tutti i meme, tutte quelle cose là. Ecco, sarebbe ora, certi meme, di andare oltre, di cercare di usare franchezza, ok? Senza dover aspettarsi il peggio ogni volta. E buonanotte.